centro Trevi di Via Cappuccini a Bolzano, un vero e proprio punto di riferimento per il mondo della cultura in lingua italiana dell'Alto Adige. Due esposizioni, Respiro Barocco, un viaggio nella Napoli del Seicento e Respiro Barocco, un viaggio nella Roma del Seicento. Due progetti che si inseriscono tra le attività promosse dall'assessore provinciale alla cultura italiana, con lo scopo di avvicinare il pubblico alla storia dell'arte nelle sue forme più diverse. Respiro Barocco, un viaggio nella Roma del Seicento, è l'attuale mostra allestita su una parete lunga 22 metri, letteralmente tappezzata dai quadri provenienti da Palazzo Barberini. Sarà aperta al pubblico fino al 12 dicembre del 2009. Questa mostra vuole essere un vero e proprio viaggio nel mondo del barocco, un viaggio nella Roma del Seicento, quindi vedere anche com'era la Roma del Seicento, una città cosmopolita che aveva dei grandi artisti, grandi capolavori. Portarla a Bolzano vuol dire avvicinare quella eccellenza del barocco romano alla realtà di Bolzano. È una grande opportunità per tutti i cittadini della nostra terra, per i cittadini di tutti i gruppi linguistici, di conoscere veramente un'eccellenza della cultura italiana, di poterla vedere in anteprima con i propri occhi qui a Bolzano e poi magari, se ne saranno incuriositi, di fare un viaggio a Palazzo Barberini a vedere le altre opere. Credo che sia un'opportunità veramente straordinaria da cogliere sia per i cittadini, le famiglie, che anche e soprattutto per gli studenti. Gli studenti che sono stati coinvolti, i ragazzi parteciperanno a questa iniziativa, alcuni faranno proprio da guida a questa mostra, spiegheranno il contesto in cui si trovano e credo che sia veramente una bella iniziativa. È importante per far capire prima di tutto i vari aspetti della pittura barocca a Roma, Roma che era allora una città internazionale con molte presenze anche di provenienza tedesca, di provenienza periferica, che lì venivano, si formavano sugli esempi dell'antico e producevano dei grandi capolavori. La cultura viene vista come uno strumento fondamentale per la crescita della comunità. L'obiettivo è consolidare una identità sociale e culturale nel gruppo linguistico italiano che deve essere protagonista sul territorio e sentirsi pienamente a casa. La motivazione di questa operazione sta appunto nelle linee strategiche dell'assessore: rafforzare le radici del gruppo italiano ricollegandolo col grande patrimonio culturale italiano e appunto offrire anche ai concittadini di lingua tedesca la possibilità di avvicinarsi a quello che da sempre amano. Per tutti i cittadini lo sforzo che facciamo da anni è quello di uscire dal conformismo del presentare arte e cultura e lavorare tantissimo per portare i cittadini per mano a comprendere. Questo è il segno di queste operazioni, sono operazioni appunto di propedeutica dell'arte che vogliono fare capire. Questo è il grande sforzo rispetto alle mostre tradizionali, rispetto alle iniziative museali. Le due mostre si inseriscono in un progetto di più ampio respiro temporale che vuole esplorare i grandi stili dell'arte. Il 2009 consacrato al barocco, il 2010 verrà dedicato al Rinascimento con la presentazione di Accademia Carrara di Bergamo. Per la mostra sul barocco a Napoli è stata realizzata una breve fiction nel capoluogo partenopeo in ambienti seicenteschi originali con personaggi e scorci dell'epoca. L'obiettivo era quello di far vivere allo spettatore un'esperienza unica e quindi di farlo entrare nelle atmosfere della Napoli seicentesca, nei suoi colori, nei suoi odori, nei suoi profumi, nelle sue forti contraddizioni, quasi di permettere di entrare in una macchina del tempo e di entrare e vivere un'esperienza unica.
Dopo l'esplorazione del barocco napoletano sviluppatosi nel segno della rivoluzione caravaggesca, viene proposto un viaggio nella Roma del Seicento. 15 capolavori esposti al Centro Trevi per esaltare le virtù dei papi che costruirono la loro immagine pubblica attraverso le ricchissime collezioni di opere d'arte e gli ambienti riccamente decorati che le contengono. Le rappresentazioni fastose tipiche del barocco possono stimolare una riflessione sulla raffigurazione della persona e sui canoni di bellezza passati e presenti. Il ciclo di iniziative mira inoltre ad una ridefinizione dello spazio del Centro Trevi. L'obiettivo è trasformarlo in un luogo permanente di avvicinamento alla storia dell'arte. Si vogliono aumentare le occasioni di contatto tra la popolazione, l'arte e la cultura.